si osserva, c'è un modo di organizzare il rapporto con gli altri che immediatamente lui si mette dalla parte della ragione. Cioè, voi potete chiedere qualunque cosa e la sua risposta, la prima, è sempre la stessa, è no. Che tempo fa? No. Qualunque cosa, ma se lo sai, se quel prodotto non l'ha trovato, no. Per cui lui, qualunque domanda voi mi facciate, inizia con un no. E questo mi mette immediatamente in soggezione. Come no, ci sbagliare. Per cui quindi state attenti. Allora, io, signor Salice, racconto sempre gli stessi due aneddoti, perché sono secondo me molto rappresentativi di come è fatto, sono storico. Allora, io quando sono entrato in Ferrero, signor Salice lavorava con signor Michele da 30 anni, io sono Ferrero da 20, lui aveva fatto la Kinder, era un mito signor Salice di Ferrero, è tuttora un mito, si parla ancora di Salice. E per cui io ero appena entrato, lavoravo con uno dei figli del signor Michele Giovanni, che c'è tuttora, e dovevo preparare una riunione dove il signor Salice sarebbe venuto a presentare chi da sorpresa Giovanni Ferrero. Porca miseria ragazzi, ma era meglio andare bene. Se andava male, però era bestiale. Lui lavorava con il papà di Giovanni Ferrero, con il signor Michele. Se la riunione fosse andata male tra Giovanni Ferrero e il signor Salice, sarebbe venuto in mezzo il signor Michele. Io mi dovevo preparare una bella riunione, che era una riunione che doveva andare bene, per cui un impegno al massimo. Allora, prima vengo il signor Salice, non sai se guarda gli annunci, questa è la prima della riunione, mi spiego, mi faccio spiegare bene, eccetera, eccetera. Allora, arrivo il giorno della riunione, finalmente sono in tutti. Va abbastanza bene quando a un certo momento Giovanni Ferrero va da parte e quindi inizia a organizzare un po' le cose, non vanno bene, si comincia ad arrabbiare, i toni salgono, io non posso far parlare con lui, per cui intervengo e dico no, scusi signor Giovanni, signor Salice, no, questa cosa signor Salice l'abbiamo chiarita perfettamente quando siamo visti, è così, e lui non è vero. No, sì, lo sa, anzi, mi ricordo anche esattamente parola per parola cosa lei mi ha detto quando abbiamo convenuto questa cosa qui. E cosa ti ho detto? Se lo sa, se lei ha detto, non hai capito un cazzo. È sempre la stessa cosa, cioè, questa roba qui è il colore della vita, perché io sono stato testimone della nascita del colore dei miei, sono suoi, però io all'inizio cercavo di capire questa roba come funzionava, i ragazzi come erano selezionati, ma com'è che un po' non ha fatto conto, perché poi mi spesso mi chiamava la macchina, già è facile non capire, figurati di macchina in autostrada, poi lui ha questo intercalare che ha fatto, no, diciamo che ha fatto conto, non è quando tu hai ragazzo, ma spieghi bene bene come ti senti nelle scuole. Non ho capito. E alla fine mi chiudeva tutto dicendo, come?